Sono una maestra di Procida che pendola da 11 anni qui per l'isola d'Ischia. Ci troviamo benissimo, veniamo tutti i giorni, affrontiamo qualsiasi difficoltà il mare ci proponga. Stamani alle ore 6 veniamo a conoscenza che la nave Caremar effettua la linea nave Caremar delle 6, 7 e un quarto a Procida, 8 meno 10 qui a Ischia. I marinai ci avevano avvisato, fate attenzione che se partite potreste non tornare, questo succede alle ore 7 e un quarto. Noi decidiamo di partire perché siamo professionisti, siamo pubblici ufficiali e garantiamo un servizio di continuità didattica, tanto osannato nelle TV italiane e dal ministro Valditara. Siamo rimasti basiti perché già dalle 9.25 viene interrotto il servizio Caremar, le navi sono tutte qui ferme a Ischia e a Napoli. Abbiamo chiesto la possibilità di avere uno scalo, siamo quasi 100 persone, maestre e soprattutto mamme, vorremmo tornare a casa. Veniamo qui al porto, chiediamo alla MED, ma i comandanti sono basiti perché ci chiedono che le difficoltà, ci dicono che le difficoltà del porto di Procida sono notevoli. Io quindi chiedo ai comandanti quale mare e quale forza c'è per non approdare sull'isola di Procida. Perché noi veniamo qui e vediamo tutti partire, i docenti butuelani, i docenti napoletani dell'Interland, noi rimaniamo qui. E poi abbiamo chiesto alle strutture alberghiere di poter avere una nottata in convenzione, essendo dipendenti pubblici, ci hanno chiesto dalle 130 alle 150 euro a camera per questa notte. Quindi chiediamo innanzitutto di poter tornare a casa, perché è un nostro diritto la continuità territoriale, che non abbiamo. Seconda cosa, chiediamo di poter dormire o qui a porto oppure ci fanno dormire sulla camera, Caremar, perché 130 euro noi non le possiamo pagare. Siamo in contatto con i nostri referenti politici, l'unica speranza sarebbe la nave Medmar, le Caremar e le SNAV già hanno interrotto tutto, però l'unica speranza che abbiamo è la nave successiva. Ci dovrebbe essere una nave Medmar dopo che, se vuole, a facoltà del capitano, del comandante, fare scalo, altrimenti rimarriamo qua.